attivo e il radicale processo di rinnovamento della sua governance, alla ricerca del bene comune e alla ricerca di un'apparentemente smarrita qualità della vita. Città di cui Luciano Cimino è riconosciuto opinion maker. Con questo auspicio gli rivolgo a nome del gruppo di Scelta Civica e credo dell'Aula tutta il nostro ringraziamento per quanto sin qui fatto. Nel contempo invito l'Aula, in considerazione delle motivazioni personalissime addotte, ad accogliere la sua richiesta di dimissioni. Grazie Luciano. La ringrazio, deputato Antimo. Allora, se non ci sono altri interventi, non mi pare che a me non risultano, allora indico la votazione segreta mediante procedimento elettronico sull'accettazione delle dimissioni del deputato Luciano Cimino. Dichiaro aperta la votazione. Mazziotti Di Celso. Bolognesi. Galperti. Ci siamo? Sì, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 280, contrari 47, la Camera approva. Allora, mi date il seguito. Dovendosi procedere alla proclamazione di un deputato a seguito dell'accettazione delle dimissioni dal mandato parlamentare del deputato Luciano Cimino, comunico che la Giunta delle elezioni ha accertato, ai sensi dell'articolo 86, comma 1 del testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei Deputati, che la candidata che nell'ordine progressivo della lista numero 12 Scelta Civica con Monti per l'Italia nella 19ª circoscrizione Campania 1 segue immediatamente l'ultimo degli eletti, risulta essere Maria Valentina Vezzali, deputata in carica per la 16ª circoscrizione Marche. La Giunta delle elezioni, preso atto della volontà della deputata Vezzali di mantenere l'originaria proclamazione della 16ª circoscrizione Marche, per la quale ha dichiarato di optare ai sensi dell'articolo 85 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, ha accertato, ai sensi dell'articolo 86,1 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, che il candidato che, nell'ordine progressivo della lista